Belli è direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università della Calabria, ma e soprattutto in questa sua veste si è interessato dei problemi della poesia nell'età augustea, e penso che anche a questo faccia riferimento nel suo intervento. Grazie, professor Perelli. Grazie. Allora, ho accolto l'invito della professoressa Termes quando venne organizzato il convegno, insomma, con molta curiosità, credo che sia un buon esercizio cercare le cose dove si sa già che non si possono trovare, nel senso che mi è giovato molto. Non troveremo nella letteratura latina qualcosa che corrisponde alla nostra idea di utopia, l'idea di utopia che ci siamo formati dall'età moderna in poi. È impossibile trovarlo, d'altro canto però è vero anche che esiste una scontata continuità tra la presunta utopia antica e l'utopia moderna, nel senso che non mancano volumi come questo, anche non cattivo, della Evans, utopia, come diciamo i latinisti, antiqua, che riprendono il tema, volgono il tema dell'utopia nel mondo romano, soprattutto, diciamo, dando per scontato una continuità tra il tema dell'età dell'oro, dell'aurea etas, e il tema dell'utopia, una continuità che è un'identità, una sovrapponibilità, che appunto che non sono semplici, che non sono facili. E l'idea, appunto, quindi diciamo, è piuttosto, mentre nel mondo greco si trova paradossalmente, non solo nella Repubblica di Platone, ma anche in Luciano e molti autori, si trovano molti più riferimenti che sono avvicinabili all'utopia, all'idea che noi abbiamo, insomma, oggi al tema, diciamo, dell'utopia come è stato concepito da Tommaso Moro in poi. Nella letteratura latina questo tema è sorprendentemente assente, quindi mi sono sorpreso della scontatezza con cui il tema è stato affrontato. Se voi fate una ricerca e cercate sulla Néphilologique, che è il nostro repertorio bibliografico di riferimento, insomma, che venne inventato da Antoine Maruso negli anni 20, e dove voi trovate la bibliografia per ogni autore classico o per ogni tema del mondo classico, e digitate la parola utopia, trovate moltissimi contributi, e quasi tutti diciamo, confondono utopia con quella che noi chiamiamo l'età dell'oro, con quella che noi classicisti siamo abituati a chiamare nei nostri commenti età dell'oro. Diciamo quindi che la parola, partiamo da un presupposto che, come tutti sappiamo, la parola non esiste sicuramente in latino, nel latino classico, per quanto attiene alla sfera del significante. Come sappiamo, insomma, come sappiamo oggi, è una parola che ha un onomaturgo, è una delle poche parole, insomma, che si possono vantare di avere un onomaturgo noto, che è appunto Tommaso Moro, è una data di nascita che è il 1516. Sappiamo anche, insomma, ecco, come Tommaso Moro l'ha formata, sappiamo anche che era un finissimo classicista, conosceva i suoi rapporti con Erasmo, ha scelto di formare questo nome astratto in Ia, come Sofia, Filia, eccetera, questo spiega l'accento ritratto in latino, utopia. Qualcuno ha anche eccepito, diciamo, come sapete, sulla formazione, avrebbe trovato più corretto atopia rispetto a utopia. Insomma, però in utopia c'era l'eco di un'eutopia che si sarebbe perso invece in quel passaggio, per cui il luogo che non c'è diventa anche il buon luogo, il luogo buono. Quindi la parola utopia non la troveremo se facciamo una ricerca lessicale sul thesaurus lingue latine. Davanti alla necessità di esprimere quel significato, il significato che noi oggi annettiamo alla parola utopia, o un significato comunque adesso prossimo, il latino classico adopera altre espressioni, adopererebbe espressioni come somnium. Somnium è un'espressione, insomma, che voi trovate nei dizionari italiano-latino, che è la traduzione del dizionario tedesco-latino del vecchio Georges. Trovate la parola somnium, oppure trovereste una parola ciceroniana, un giro frastico ciceroniano
che a proposito di Platone parla di commenticia civitas Platonis, cioè l'utopia della Repubblica Platonica, la commenticia civitas Platonis, o addirittura altra possibilità di tradurlo è vana spes. Quindi non lo cerchiamo perché non lo troviamo. E quindi questo, la mia relazione sarà anche in parte la cronaca di come si cerca una cosa che non si trova. E mi sono chiesto cosa. È indubbio però, d'altro canto, che la letteratura latina, la cultura latina, la cultura romana antica abbia contribuito alla costruzione dell'immaginario utopistico. Come facciamo a muoverci? Io ho provato a enucleare alcuni temi ricorrenti nella vicenda moderna dell'utopia. Vi risparmio la discussione sulla distinzione sul tema emotivo, insomma, per la quale si rimanda a una voce celebre curata da Cesare Segre per l'enciclopedia Einaudi, e mi sono avvalso soprattutto di repertori e testi, diciamo, a vocazione letteraria più che storico-filosofico, alcuni generalisti, il dizionario dei temi letterari UTET, in cui la voce utopia è curata da Mario Domenichelli, che è un importante critico tematico, militante ma anche storico della critica tematica, altri più specifici come il dizionario delle utopie letterarie curato da Trusson, che è uscito in Francia nel 2000, e il volume di Trusson sull'utopia del 1975. Quindi mi sono messo anch'io nei panni di un viaggiatore che visita isole misteriose, proprio come quel Raffaele e Clodeo, e mi sono quindi reso conto neanche della difficoltà di elaborare una morfologia perfetta del genere utopico, nel riconoscere costanti e varianti, ecco, come se in qualche modo la scrittura letteraria avesse mantenuto intatti i caratteri di fluidità e molteplicità dell'idea fondativa. Ripeto, della perplessità su quei testi che, scritti da classicisti, che sono in maniera troppo scontata hanno creato una continuità tra mondo antico e mondo moderno, ho già detto. Ricordo il volume anche di Marek Winierzik, di Ellenistische Utopien, cioè proprio sull'utopia in età ellenistica, che comunque, parlando di Luciano, è più pertinente di altri volumi. Questo è un libro più recente del 2011. È chiaro però che escludere un rapporto con il mondo letterario non umano era d'altro canto impossibile, visto che si trattava di persone dalla raffinata cultura umanistica. Se scorrendo l'edizione UTET, l'edizione di Firpo del Topia di Moro, voi troverete un'infinità di riferimenti classici. Ho selezionato dunque non un'antologia, come alcuni pensano si possa fare, un'antologia della letteratura utopistica nel mondo romano, ma piuttosto ho individuato una serie di temi barra motivi ricorrenti nella letteratura latina, temi o motivi che concorrono a costituire quell'immaginario utopistico, ma che non sono l'utopia in senso pieno. Soprattutto sulla scia dei volumi di Trusson, io ho identificato questi caratteri che sono andato a cercare nella letteratura latina: l'insularità, cioè il luogo di queste società immaginarie è spesso un'isola o è comunque isolato, no? È isolato dal resto del mondo. La regolarità, cioè il funzionamento della società come un meccanismo perfetto. La pedagogia, che è un aspetto importante dell'utopia. In secondo piano, più lontano, ho trovato appunto altri temi: l'età dell'oro, cui faccio adesso riferimento, il viaggio, che è un tema appunto spesso collegato all'utopia, ma per ragioni insomma anche abbastanza banali, perché c'è stato un grande viaggio che è all'origine dell'età moderna, che ha influenzato l'immaginario degli studiosi. La Robinsonade, quindi la permanenza del naufrago nell'isola, anche quello è un tema ricorrente, e infine l'Arcadia, il tema della vita pastorale, proprio l'Arcadia, la vita bucolica. Questi sono tutti temi che in qualche modo discendono, possono discendere da un rapporto con testi classici. Allora, ho scelto pochi testi nel tempo che mi era concesso, insomma, riservandomi di tornare di più, insomma, nella fase scritta, ho scelto pochi testi per esemplificare l'apporto, quello che noi potremmo chiamare l'apporto della letteratura latina alla costruzione dell'immaginario utopistico. Pochi testi, alcuni che presento qui in ordine, diciamo, utopisticamente pedagogico, quindi non seguo un ordine cronologico, ma seguo l'ordine più funzionale, diciamo, in questi casi. Quindi parto da una definizione classica che io chiamerei
direi un vero e proprio standard, direbbe un jazzista, dell'età dell'oro, che è quella che dà Ovidio nel primo volume delle Metamorfosi, versi 89 e seguenti. Aurea prima sata est etas, quae vindice nullo sponte sua sine lege fidem rectumque colebat. Quindi la prima età essere stata seminata, perché gli uomini erano seminati, sato viene da sero, è quella dell'oro, ed è un'età in cui la parola data e la giustizia venivano coltivate diciamo spontaneamente, senza un ordine che ne curasse il rispetto, vindice nullo. Ora leggo la traduzione per andare più veloce, leggo la traduzione di Ludovica Koch. Ignoti le pene e il terrore, quindi non c'è la giustizia, non c'è il vindex, ignoti le pene e il terrore, a nessuno accadeva di leggere minacce incise nel bronzo, quindi riferimento qui alle liste di proscrizione, né a gente implorante di trevare di fronte a un giudice, senza nessuno a difenderla stava al sicuro, non ancora il pino reciso dai monti era sceso nei limpidi frutti a esplorare un mondo straniero, né i mortali avevano idea di plaghe più in là. Avevo un'idea di plaghe più in là della loro. Questo della navigazione, che è, della navigazione che è un nepas, è una ecco qui, montibus, sì, montibus, sì, montibus in liquidas pinus descendera tundas, eh? Nondum Caesar suis peregrinum ut viseret orbem montibus in liquidas pinus descendere a tundas. Quindi non era ancora nata l'ars della navigazione, perché l'età dell'oro è anche l'età in cui non sono ancora nate le artes, non c'era neanche l'agricoltura, non c'era la navigazione, che è un'arte maledetta per i romani, perché è connessa al lucro, non solo perché vi si rischia la vita, ma perché è connessa al kerdos, insomma, quindi appartiene alla sfera del filocrematos bios. Non ancora quindi il pino reciso dei monti era sceso nei limpidi flutti a esplorare un mondo straniero, né i mortali avevano idea di plaghe più in là delle loro, non c'erano ancora a recingere città profondi fossati, non esisteva la tromba di bronzo dritto, né il corno di bronzo ricurvo, né gli elmi e le spade, senza bisogno di eserciti, tranquilli, vivevano i popoli, tempi beati di pace. Allora la libera terra, dal rastrello inviolabile, non c'era la navigazione, non c'erano le artes, non c'era la guerra, non c'era la guerra, la libera terra, cioè ipsa quoque immunis rastroque intacta nec ullis saucia vomeribus telus, la terra non era ferita dal vomere, dall'aratro. Allora la libera terra dal rastrello inviolata e tuttora non offesa dal vomere scelse di dare da sola di tutto. Quindi c'è il tema della terra che produce, e il tema dell'automatos bios, no? Non c'era bisogno neanche dell'agricoltura, e appagati dai cibi prodotti senza forzarla coglievano frutti d'arbusto, cornole sulle montagne, le fragole appese a spinosi roveti, le more, le ghiande cadute dall'albero vasto di Giove, insomma la quercia. La primavera era eterna, sfioravano, non c'erano neanche le stagioni, placidi zefiri con loro tiepido soffio, fiori nati ma mai seminati, senza essere nata. In breve tempo la terra si ricopriva di messi, senza essere arata. In breve tempo la terra si ricopriva di messi, campi non dissodati si imbiancavano di gravide spighe, qui scorrevano fiumi di latte, lì fiumi di nettare, biondo miele stillava dal tronco verde del leccio. Ora, è chiaro che alcuni temi, il rifiuto del guadagno, del commercio e della navigazione, possono sembrare sovrapponibili, però ci sono due temi che stridono fortemente. Una è la mancanza del legislatore, cioè la mancanza, insomma, del normatore, della figura del normatore, no? Non c'era il vindex. Il secondo tema è la mancanza dell'agricoltura, che è un tema controverso anche nel mondo romano, perché nel mondo romano ci sono rappresentazioni dell'età dell'oro in cui l'agricoltura esiste, perché il contadino è Einweiser in Kleine, no? È un sapiente in piccolo, dice Klingner commentando Virgilio, cioè nel mondo romano il contadino è una sorta di sapiente della prassi, no? Contrapposto a colui che sa per aver letto, per aver studiato, per aver visto, è uno che sa per quello che fa, insomma. Quindi non c'era neanche l'agricoltura, e questo è un elemento
di forte stridore. Se scendiamo ancora giù, vediamo in Tibullo 1341, scendiamo a Tibullo 1341, e questo ve lo salto, è un tema topico perché lì ritrovate esattamente lo stesso sviluppo ovidiano, nondum cerulea sabinus contempsera tundas, è un po' più elegante il latino, cioè quindi l'albero non aveva ancora disprezzato, umiliato le cerule onde, perché c'è l'idea appunto che la navigazione sia un atto di hubris, quindi c'è qualcosa di più, cioè non è che Pinus per nave è una metonimia, no? Quindi indica la nave, il legno di cui è fatto. Non aveva ancora disprezzato, umiliato le cerule onde. È più forte, però il tema è lo stesso. Nec vagus ignotis repetens compendia terris presserat externa navita mercerate, quindi non c'era la navigazione per commercio, non c'era l'agricoltura, illo non validus subit iuga tempore talus. Quindi l'età dell'oro è sicuramente un precedente che la lettera latina offre all'elaborazione dell'immaginario utopistico, però un precedente da utilizzare con cautela in questi casi, con molta cautela, perché sono presenti molti aspetti che invece dopo non ci saranno più. L'età dell'oro appartiene al passato. L'altra caratteristica, però, la grande differenza che c'è è che l'età dell'oro non è un altro luogo che coesiste, ma appartiene al passato, è stata, questo è molto diverso. Le cose cambiano radicalmente con la quarta egloga di Virgilio, è un'egloga molto importante perché è l'egloga che nasce una nuova età che discenderà dall'avvento di un puer. Ora, chi sia questo puer ha poca importanza, insomma, per anni si è creduto che fosse il figlio di Pollione, è presumibilmente insomma, il figlio di un matrimonio nato nel notabilato augusteo, è una persona concreta, e parla anche di un ritorno della Virgo, ma la Vergine che deve tornare è la giustizia che deve tornare sulla terra. È inutile che vi dica che dall'età di Costantino in poi, dal IV secolo in poi, la quarta egloga è diventata, invece è stata letta con isterologia, è stato letta come un'anticipazione del cristianesimo, insomma, no? Quindi Virgilio è stato letto come un profeta, cosa che insomma non è assolutamente del mondo cristiano. Ecco, casta fave lucina, qui vedo Pollio, teduce si guamanent sceneris vestigia nostis irrita perpetua. Ritornano tutti gli etei e tutti i temi. At tibi prima puer nullo minuscula culto erranti sedera passi in cumbacere tellus mixtaque ridenti collocate fundetta canto ipse lacte domum referent distente capelle, cioè le caprette gli porteranno spontaneamente le mammelle piene di latte. Ritorna cioè il tema dell'automatos bios, cioè il tema dell'agricoltura. Perché è importante la quarta bucolica virgiliana? È importante perché sposta l'età dell'oro nel futuro, va bene? Immagina un ritorno dell'età dell'oro nel futuro, quindi non c'è soltanto il rimpianto del passato, che è un tema tipico del conservatorismo, insomma, che della letteratura latina, ma in Virgilio lo sposta nel futuro. Non c'è un messianesimo, insomma, questo fa parte di quello che Virgilio si aspettava o fingeva di aspettarsi dal principato augusteo. Superata la quarta egloga, nei pochi minuti che mi restano, invece arriva il testo che più di altri sembra essere vicino insomma, ai temi utopisti, al tema dell'utopia moderna, che è l'Epodo XVI di Orazio. Più vicino perché? Perché è quello delle insule beate, cioè qui ricorre un altro argomento, che è quello della insularità, cioè dell'isolamento, l'idea che esista un mondo felice e beato, che ha le caratteristiche dell'Aurea Etas, al di là del mare, e che si possa raggiungere per sfuggire alle guerre civili. Orazio scrive questo epodo più o meno contemporaneamente a Virgilio. Siamo nel periodo compreso tra il 44 e il 31 avanti Cristo, quindi tra l'assassinio di Cesare e la pace di Azio, quindi la nascita di un nuovo mondo pacificato. Non entriamo nella questione, i due testi si sono influenzati reciprocamente ed è difficile stabilire chi ha imitato l'altro, questo è evidente.
Orazio comincia dicendo altera iam teritur bellis civilibus etas, sono esametri alternati a trimetri giambici, per chi avesse questa perversione insomma di volerlo sapere, lo dico, suis et ips Roma viribus ruit, quindi cambia il metro, e Roma crolla, precipita, no? A causa delle sue stesse forze, quindi riferimento alla guerra civile. Proseguendo nel testo, Orazio dice forte quid quis, invece di quid, qui c'è un errore nel testo latino che ho scritto, quis expediat communiter aut melior pass maris carere queritis laboribus, forse diciamo così, voi vi domandate come si faccia a uscire fuori da questa situazione communiter, dice Orazio, però in gruppo, in comunità, ed è un riferimento importante questo communiter, aut melior pass, oppure come si possa essere privi di questi mali, nulla sit potior ac sententia, nulla c'è di meglio di questa idea che sta per dirvi, poi fa un po' di esempi retorici, seguono degli esempi retorici e dice, quocunque, dov'è? E dice, questa va saltata, ire pedes, questa è la sua sentenza, il suo parere, ire pedes quocunque ferent, andare dovunque ci portino i piedi, no? Quocunque per undas notus vocavit aut protervus africus, ovunque ci porti il noto o il forte Africo, quindi andarsene via, lasciare morire questa città, no? Lasciare morire Roma sotto le guerre civili e cercare nuove terre. Che cosa aspettiamo a partire? Qui c'è il tema del viaggio, qui c'è il tema del viaggio, nos manet, verso 41, nos manet oceanus circum vagus arba beata, quindi ci aspetta l'oceano e tutto intorno dei campi beati, cerchiamo, petamo su questi campi, et divites insulas, e queste isole ricche, ubi tellus reddit cerrem in arata, dove la terra senza essere arata restituisce il raccolto, quot annis, et imputata flore tusque vine, e la vigna fiorisce senza essere, la vite fiorisce senza essere stata potata, mella cava manant exilis, anche lì c'è il tema del miele che spontaneamente nasce, montibus altis levis crepante linfa desidit pede, e l'acqua sgorga battendo il piede dalla terra, cioè non bisogna fare nessuna fatica, lì non ci sarà la navigazione, lì non incontreremo l'Ulisse di turno, ecco, non incontreremo l'Ulisse di turno. Ecco, sicuramente noi non sappiamo quale sia la fonte dell'Epodo XVI di Orazio, perché anche se a noi sembra un difetto, nel mondo romano si considerava un pregio aver invitato qualcuno piuttosto che aver inventato un mito. Quando Servio vuole rimproverare Virgilio, gli dice questo mito è troppo fantasioso, se l'è inventato lui, non va bene, il poeta cade. Il pregio per un poeta ellenistico era riprendere un mito raro ma citato da altri poeti. Ora non sappiamo quale sia la fonte di Orazio sulle insule beate, sicuramente Orazio, che è un poeta letterativo, non si è inventato nulla, probabilmente è un passo delle storie di Sallustio, anche questo legato alle guerre civili, in cui un generale romano, Sertorio, immagina di porre fine alla guerra partendo per le insule beate. Indubbiamente il passo oraziano, abbastanza misterioso come molti altri passi oraziani, sembra contenere in luce gli elementi maggiori, diciamo il contributo maggiore direi, rispetto all'elaborazione dell'immaginario utopistico della successiva. Grazie. Grazie al professor Perrelli per la sua dotta relazione e poi per la capacità di isolare alcuni temi che possono collegare la rappresentazione di qualcosa che non è utopia nella letteratura classica a quello che è l'oggetto del nostro convegno. Mi sembra che tu abbia isolato, no, alcuni tipi ideali, per così dire, l'insularità, la regolarità intesa come meccanismo perfetto, si potrebbe dire anche organismo, no? Certo. La pedagogia, il viaggio, la permanenza del naufrago, l'Arcadia, l'età dell'oro. Dunque ci sarebbe una collega, la professoressa Iellamo, che vorrebbe farti una domanda, visto che tu ci devi lasciare, però vorrei farti una domanda anch'io, vorrei farti anche una domanda anch'io molto rapidamente, che riguarda la rappresentazione
di questa età dell'oro, perché o che sia prospettata alla maniera di Ovidio nel passato o alla maniera di Virgilio che sia proiettata nel futuro, l'età dell'oro, mi sembra che si caratterizzi alla maniera, no? Di una rappresentazione escatologica e tipica anche dell'esperienza della tradizione religiosa ebraica prima ancora che cristiana, esattamente, priva di lavoro, no? Nell'età dell'oro non c'è il lavoro, certo. Non c'è il lavoro, e questo rispetto alla tematica dell'utopia nella sua rappresentazione classica, a partire da Tommaso Moro e in tutta l'utopia del 500 e del 600, è un elemento di irregolarità, perché se c'è qualcosa che caratterizza l'utopia moderna è l'obbligo del lavoro. Moro lo dice chiaramente, no? Anzi, addirittura in Moro abbiamo un principio addirittura di divisione del lavoro. C'è un'attività che è duplice: da un lato un obbligo a cui tutti sono sottoposti, uomini, donne e coloro che nella società contemporanea non lavorano, e che è l'agricoltura; poi invece un secondo lavoro a scelta fra attività comunque socialmente utili. Questo è un elemento di rottura fra la tradizione, diciamo anche giudaico-cristiana, e la sua rappresentazione nell'età classica e l'utopia moderna come la conosciamo, che anzi fa leva sul lavoro come il vincolo che soltanto può rendere, come hai detto tu, regolare, meccanicamente perfetta, io dico organica, la società nella quale viviamo. Sentiamo un po' la professoressa Iella. Ah sì, allora Ovidio, Ovidio età dell'oro, no? Non si sente. E questo mi ha fatto... La domanda è questa per il professor Terrelli. Mi veniva in mente quando parlava di Ovidio, Ovidio che dà questa rappresentazione dell'età dell'oro. E allora mi è venuto in mente che VIII secolo, nei limiti in cui si può datare Esiodo, bravo, Esiodo Opere Giorni, che nuovamente parla di questa età dell'oro. Io non ricordo in questo momento se parla del lavoro e se, soprattutto se parla della navigazione e dell'agricoltura, non me lo ricordo, ma ricordo il discorso sulla giustizia. Giustizia non c'è perché non c'è il male, non c'è l'offesa, no? La differenza rispetto a oggi, il mondo antico pensava qualcosa che noi con approssimazione possiamo chiamare dimensione utopica, con l'approssimazione che viene per forza di cose da una parola coniata molti e molti secoli dopo. La differenza rispetto a oggi è che questa dimensione, tra virgolette, utopica, questo contributo, diciamo, che il mondo antico dà alla dimensione utopica, la differenza è che è rivolta al passato. Il mondo migliore, l'eutopos, è il mondo perduto, non è il mondo a venire. E allora ecco qui la domanda: è possibile che questa dimensione utopica, questo somnium, ecco questo somnium, sia pensabile come un archetipo, nel senso psicanalitico del termine, nel senso, mi pare che sia giusto usare questa espressione, come qualcosa che due mondi diversi tra loro, perché il mondo greco era diverso dal mondo romano, in due tempi diversi, addirittura qui siamo grosso modo intorno all'VIII secolo avanti Cristo con Esiodo, poi ritroviamo la stessa immagine. Ecco, è possibile che questa dimensione di somnium sia
pensabile come un archetipo questo. È una domanda a cui non so rispondere, perché io ti ringrazio, diciamo, è una domanda che va molto al di là delle mie competenze, insomma, su questo terreno. Posso dire qualcosa sulla differenza tra mondo greco e mondo romano. La differenza che noi incontriamo è essenzialmente sul tema della curiosità del viaggio. Cioè, noi dobbiamo tenere presente che quasi tutta la letteratura greca, e qui lavoriamo su un archetipo, ma non junghiano, su un archetipo, nasce intorno a un viaggio, che è quello di Odisseo, che è condito di curiosità e spirito d'avventura. Al centro della dimensione culturale romana sta il viaggio come maledizione, il viaggio come esilio, Enea, no? Quindi sono due personaggi completamente diversi, che rappresentano due ete, o due ethos, insomma, se vogliamo dire, completamente differenti tra il mondo romano e il mondo greco. Ecco perché c'è questa differenza, ecco, sono due mondi completamente diversi, cioè, perché tanto Odisseo è un personaggio divertente, pieno di curiosità, Enea invece è un personaggio tristissimo, e questo spiega perché non c'è l'utopia. Cioè, se voi doveste scegliere se passare due ore con Odisseo o con Enea, nessuno sceglierebbe Enea, no, tutti sceglierebbero Ulisse, perché Enea è vedovo, è triste, ha questo padre anziano di cui deve curarsi, questo figliuolo che lo accompagna, no? E tengo famiglia nel senso buono, insomma, per eccellenza. E questa è la tristezza, diciamo, in qualche modo, cioè l'austeritas del mondo romano, che è profondamente differente. Io credo che la ricerca fatta nel mondo greco, che è già stata in parte fatta e che io non ho fatto, perché noi diciamo che ovviamente il mio mandato non era questo, cioè era di lavorare solo sul latino, ma che si può sempre fare, è che lì nel mondo greco ci sia di più e di meglio al riguardo. C'è l'incontro con le isole, c'è la curiosità dell'incontro con il diverso. Questo aspetto non c'è nel mondo romano, manca del tutto. Vedi, il viaggio come il tema del viaggio come maledizione, del viaggio per mare come estremo pericolo, no? Tant'è che loro si sono inventati dei componimenti che erano appunto il propentico, l'epipaterio, cioè dei componimenti d'accompagnamento a chi faceva il viaggio per mare. C'è uno bellissimo, quello di Orazio Virgilio, eccetera. Quindi, bene.